Per cui prendo merito a Paolo di questa bella iniziativa, soprattutto a Paolo, naturalmente, parlando anche di Proloco. Per quanto riguarda le mie sensazioni, i miei pensieri su questa breve rassegna, si è capito immediatamente che la presentazione dei libri era quasi un pretesto. Abbiamo parlato sì anche dei libri, tutte e tre le giornate, ma prevalentemente si è parlato di questo problema della lingua sarda, del problema di poterla diffondere nuovamente, di poter fare in modo che diventi una volta per tutte la nostra lingua, diciamo, nazionale. Prima il professore ha parlato di, nel suo dialetto, che qualche volta ho faticato a capire, devo dire la verità, però ha parlato di nazione senza Stato. Nazione senza Stato, sappiamo perfettamente di che cosa si tratta. Si tratta di un gruppo, un territorio che si sente diverso, personale, rispetto ad altri territori, quindi univoco, però non può avere una sua collocazione fisica, politica, univoca. Bene, questo difficilmente potrà cambiare, naturalmente, però la nostra lingua, la nostra cultura sono uniche, sono indubbiamente uniche. Chi ha avuto la fortuna di poter girare in molti stati, poter verificare anche quelle che sono le minoranze, io questa fortuna l'ho avuta, ha potuto sicuramente notare che ci sono in alcuni punti delle coscienze diverse. C'è soprattutto quello di cui oggi abbiamo parlato, e c'è la coscienza popolare, la capacità di essere quello che si vuole, quello che si dice, perché il problema fondamentale è lì, il problema è nella nostra testa, il problema è mentale. Hai voglia di mettere su le leggi, anzi le poche leggi che riguardano per noi la lingua sarda e per gli altri le lingue minoritarie? Non dimentichiamo che comunque il sardo è, se non sbaglio, la terza in Europa come lingua minoritaria. E la situazione diventa importante quando noi vediamo il numero di leggi che abbiamo a disposizione, sono pochissime. Noi abbiamo una legge che lo Stato italiano ha recepito dall'allora CE, che è la 482 del 99, che riguarda la tutela delle minoranze linguistiche. L'Italia l'ha accettato per quanto riguarda le proprie minoranze, quindi l'Alto Adige, quindi tutte le altre piccole lingue minoritarie, naturalmente per la Sardegna, e così è successo per la Spagna, così è successo per gli altri stati. La regione Sardegna ne ha fatto una ancora prima, era la 26 del 97, che però in questo momento viene utilizzata praticamente ed esclusivamente, direi, per i finanziamenti. Cioè manca lo stato mentale, questo io vorrei che si riuscisse a capire una volta per tutte. Ci arrivano dei soldi, sì, dall'articolo 13 della legge appena citata ci dice che possiamo avere dei finanziamenti finalizzati alla cultura e alla lingua sarda. Di questo ne possono trarre beneficio gli enti locali, ne possono trarre beneficio le scuole, e noi cerchiamo ogni volta, l'abbiamo fatto sempre, ogni volta che c'era qualche bando abbiamo partecipato, anche l'anno scorso presentando questo progetto che prevedeva l'intervento dei ragazzi della scuola, siamo riusciti a produrre poi un mediometraggio tutto in lingua sarda, prodotto per i bambini della terza elementare. Anche quest'anno abbiamo ricevuto un nuovo finanziamento, proprio settimana scorsa, di 11.500 euro, che riguarda sempre attraverso la stessa legge, per la quale abbiamo deciso, il progetto era quello di pubblicare, di costruire una pubblicazione dove ci sono tutti i 110 portali di Sardara fotografati e con una loro scheda, diciamo, per quanto possibile ripercorrere quei tempi, cioè quindi sapere
Naturalmente, di chi è oggi, questo lo si potrà sapere con facilità, ma fare una piccola scheda tecnica sapendo l'utilizzo che è stato fatto dei materiali, quindi il basalto, la trachite, i mattoncini rossi, la pietra arenaria, tutto questo che abbiamo sparso qui nel nostro bellissimo centro storico, e nello stesso tempo quello di mettere le antiche ricette nuziali. Ecco, questa pubblicazione ci è stata finanziata, però sono tutti episodi. Sono episodi nei quali noi utilizzeremo sì la lingua sarda, però la coscienza del popolo è un'altra cosa. La coscienza di popolo è quella che ci potrebbe consentire, partendo direttamente dalle persone che sono sedute qui oggi, a cercare di utilizzare questa lingua sarda. Ma la lingua sarda non in maniera, passatemi questo termine, integralista, nel senso che non si può e non dobbiamo pensare, secondo me, nel 2010 di utilizzare il sardo contro l'italiano. Secondo me, questo è integralismo, quindi non è una strada da seguire, non penso che nessuno la seguirà mai. Però c'è un'altra cosa, secondo me il sardo diventerà pane quotidiano nel momento in cui diventerà normale. Cioè nel momento in cui non verrà più forzato l'utilizzo, ma risulterà naturale. Naturalmente ci vuole tempo per fare questa cosa, ce ne vorrà molto, ci vorranno generazioni per fare questo, ma se mai si inizia, sappiamo bene tutti che mai si arriverà. Questo è un discorso dal quale non possiamo tralasciare la nostra storia, non possiamo tralasciare i nostri anziani, non possiamo tralasciare nessuno di noi. Pensiero conclusivo. Anche perché sicuramente si è fatto un po' tardi e vedo tutti un po' infreddoliti. Il pensiero conclusivo è per Salim Bazar da Gomuna. Io sono del parere che al momento, penso anche però tutti quanti abbiano raggiunto la stessa opinione, è inapplicabile. La lingua di ciascuno di noi è la parlata locale. Noi sappiamo che in Catalogna ci sono piccole inflessioni differenti, ma piccolissime, la lingua è una. Qui in Sardegna non siamo ancora a quel punto, o meglio, non siamo a quel punto e basta. Siamo in una condizione completamente differente. Questa condizione è quella che vede il campidanese parlato dal 65% dei sardi e le altre parlate affascinanti, belle, musicali. Però parlate da altri gruppi ancora più piccoli. Questa cosa naturalmente al momento ci impedisce di poter avere una lingua unica, una lingua comune. Questa cosa potrebbe essere attivata con i documenti ufficiali, questo magari sì, però forse anche per questo è un po' presto, ci vorrà qualcosa di più, ci vorrà anche qualche modifica, diciamo, a quello standard che fu creato nel 2006. Detto questo, credo che però ci fosse una condizione fondamentale, la filosofia di questa legge, la filosofia che il mio amico Renato Soru volle mettere in questa legge, perché è una legge che prevedeva una lingua unica, una lingua unitaria. E perciò probabilmente con questa legge lui avrebbe voluto toglierci da quel pessimo epitafio che ci hanno dato gli spagnoli nel periodo in cui gli spagnoli conquistatori, quando vennero in Sardegna, che ci affibbiarono un epitafio che conoscete tutti quanti, e forse appunto si voleva togliere attraverso una lingua unica almeno il terzo aggettivo, che era malunidos, lo sapete tutti quanti, almeno cercare di essere uniti. Bene, io saluto tutti. Ringrazio ancora per questa opportunità e invito tutti quanti a proseguire su questa strada. È una strada che se viene percorsa soltanto nelle occasioni come questa, resterà folklore. Folklore ne abbiamo visto tanto, è bellissimo, ma se vogliamo farla diventare una nuova capacità, una capacità che diventerà economica, che diventerà culturale soprattutto e che non ci abbandonerà più, dobbiamo percorrere ogni giorno questo tipo di strada. Grazie.